di web di Sud. Sì, allora io sono Chiara Fabbri, faccio parte dello studio di comunicazione della web di Sud insieme a Laura Politi e ci siamo occupati dell'organizzazione, comunicazione e promozione della manifestazione. E diciamo che ringrazio l'amministrazione, ringrazio l'associazione di categoria che abbiamo partigianato, soprattutto il Centro Commerciale Naturale che ci ha dato l'opportunità di organizzare per loro una manifestazione molto importante. E quindi detto questo vi do dei dettagli tecnici sull'evento. La strada sarà chiusa dal Crede Manlins e si potrà passeggiare lungo il Viale Alba dalle ore 8 fino alle ore 2 di notte. L'attività di show e di spettacolo sono riservate nello spazio dei geometri e dalle 8 a mezzanotte, mentre invece l'area dei bambini viene allestita nel parcheggio davanti a Mr. Weezer. E come organizzazione e comunicazione abbiamo fatto molta attenzione alla suddivisione delle attività commerciali e anche al poter fornire a tutte le persone che verranno all'evento una cartina per poter dare una logistica, un'organizzazione a chi passeggerà in via d'acqua. Detto questo, io spero che venga tantissime persone, non solo da Pistoia ma anche dalle zone vicine, perché appunto le adesioni, soprattutto dopo la comunicazione, sono arrivate circa una cinquantina di adesioni a cui io ho dovuto dire di no, da quando abbiamo iniziato a comunicare sul web e poi comunque attraverso chiaramente la stampa che partirà da oggi, ma la telonischiera è partita stamani, le brochure le avevamo già insomma diffuse, quindi secondo me una manifestazione ha bisogno comunque di essere sostenuta da un buon studio di comunicazione e organizzazione. E quindi niente, questo è quello che volevo dire. Se pioverà la manifestazione verrà rimandata alla settimana dopo, quindi mercoledì 30 luglio, nel caso di pioggia di maltempo. Quindi dalle 8 in poi. Sono tutti negozi questi di Pistoia, quelli che sembrano? Questi sono attività commerciali, principalmente del Viale Alba, al quale abbiamo dato la precedenza, sia informativa che di adesione. Dopodiché ci siamo riferite verso la zona del centro storico, poi intorno alla provincia hanno aderito anche aziende di Firenze, Prata, Iana Quadrata e della Pieve. Particolare attenzione per non fare il solito mercatino abbiamo dato anche al food, agli spazi del ristoro, cioè non abbiamo voluto chiamare il senza nulla togliere al camion della porchetta, abbiamo cercato di chiamare piuttosto attività commerciali come la pizzeria, l'osteria per celiaci, per dare anche una tipicità e differenziazione di offerta al cliente finale per quanto riguarda il food. Secondo me è un forte collante di attrazione verso il cliente. E quanto è costata? No, ogni partecipante ha aderito con una quota d'adesione. Sì. La quota d'adesione era dalle 100 alle 200 euro comunque. Chi ha pagato lo spazio e l'organizzazione sono commercianti. Capito? Si oscilla dalle 100 alle 200. Comunque ecco. Gli sponsor sono questi riportati nelle brochure, quindi chi ha voluto aderire e ci ha creduto ha partecipato con investimento, ecco. E soprattutto l'amministrazione ci è stata vicina per la collaborazione nelle pratiche e nei permessi, perché va sicuro che comunque tra permessi e burocrazie io ho bisogno di spiegazioni da parte di tutti loro per riuscire ad averli, capito, in tempi debiti, con la giusta documentazione. Questo è stato la sanzione. No, non è semplice, però se insomma si trova dall'altra parte, si spiega, poi basta applicarsi e perderci tempo, cioè questo è il concetto, che con la fatica si ottiene. Comunque questi commercianti di Viale Alba hanno tutta la parte economica e tutta. No, tutti quelli che hanno aderito. È tutto lì. Tutti i negozi che hanno aderito con una quota di adesione, tutti gli sponsor hanno aderito con una quota di sponsorizzazione in cambio di comunicazione e pubblicità. Cioè sono stati chi partecipa attivamente a... E gli sponsor. Sapendo benissimo che la visibilità sarà elevata, l'investimento non potrà mai essere magari
ripagato totalmente, però le persone magari ci credono che appunto unirsi porta a dei risultati. Almeno ora vediamo il 23. Che ci mancherebbe. Poi domande? C'è anche una parte musicale di intrattenimento? Sì, nella parte dei geometri, che viene diretta da Giulia Nannini, che collabora già per TVL, e lei è stata la responsabile artistica che ha portato in scena lo spettacolo, gli artisti, le scuole di danza, spettacolo e intrattenimento molto locale, ecco, per dire, che comunque riguarda sì il teatro, il territorio di Pistoia, i gospel di Pistoia, Puzzi, molto locale. Non ci sono i Negramaro. Ci abbiamo Negramaro. No, no, no. Per ora. Questa volta non più. Questa volta. L'assessore Tucci si sta impegnando per la prossima edizione per trovarci nei Gramari. E mai dire mai. Mai dire mai. Maurizio? Maurizio.